Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in questa sessione dedicata alla Campania alla Basilicata. Innanzitutto ci scusiamo per il ritardo con il quale abbiamo iniziato i lavori, ma insomma anche la plenaria è partita un po' in ritardo e di conseguenza anche le sessioni parallele. Mi fa piacere sapere che siete numerosi, con molti di voi ci conosciamo di persona. A tutti il mio personale ringraziamento per essere oggi qui con noi. E un ringraziamento particolare ai relatori per il tempo che hanno dedicato all'organizzazione di questo convegno. E a tutti coloro che a vario titolo, imprese, dipendenti Istat, hanno contribuito alla raccolta e poi appunto alla diffusione di questi importanti risultati. In questa sessione tracceremo un'analisi del sistema economico della Campania e della Basilicata in un momento particolarmente complicato del nostro paese, prendendo a riferimento due fonti: il censimento permanente delle imprese che si è svolto nel 2018 e le indagini speciali Covid che invece sono state condotte nel 2020. Due parole su queste due fonti. Allora, il censimento permanente delle imprese, come gli altri censimenti, ha cambiato veste. Non è più un'indagine decennale, ma un'indagine che si svolge con cadenza triennale e si basa sulla combinazione di una rilevazione campionaria e dati di fonti amministrative che sono, diciamo, presenti nei registri statistici dell'Istat. In Italia, come è stato detto in apertura dal Presidente, questo censimento ha riguardato circa 280.000 imprese. In Basilicata il campione invece è di 3.000 imprese in rappresentanza di un universo di oltre 7.000. In Campania l'indagine invece ha coinvolto più di 16.000 imprese rappresentative di un universo di quasi 75.000 aziende. I dati del censimento permanente ci restituiscono una fotografia del sistema imprese, fotografia ferma al 2018 e ci aiutano a comprendere che cosa, come le imprese sono arrivate alla situazione Covid, quindi prima dello shock da Covid-2018. Ci danno informazioni sulla struttura, sui comportamenti, sulle strategie delle imprese pre-Covid. In particolare, come ci racconterà la dottoressa Carucci, vedremo le imprese e gli addetti per classe dimensionali, le relazioni tra le imprese e gli altri enti, i mercati, la tecnologia, la digitalizzazione, l'innovazione, la finanza, gli investimenti e la sostenibilità. Dicevamo che un'altra fonte di dati che oggi presenteremo è quella che scaturisce dalle indagini speciali sulle imprese. E queste indagini speciali hanno lo scopo di valutare l'impatto, appunto, che la pandemia ha avuto sul sistema imprese. La prima edizione si è svolta a maggio 2020, la seconda tra ottobre e novembre. Hanno coinvolto in Campania più di 5.000 imprese e in Basilicata oltre 1.000. La sessione è articolata in cinque interventi. Dopo una panoramica della dottoressa Carucci, come dicevo, sui dati del censimento delle imprese, il dottore Cinquegrana invece ci racconterà, attraverso i dati di queste indagini speciali, come le imprese lucane e le imprese della Campania stanno vivendo questa difficile fase. In particolare faremo riferimento all'impatto economico, finanziario e sulle prospettive future. Il direttore della Banca d'Italia poi arricchirà questo panorama informativo con ulteriori dati e analisi che sono state sviluppate dalla Banca d'Italia, fornendo spunti sicuramente utili di riflessione sulla capacità di resilienza del sistema impresa della Campania e della Basilicata. Il vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Napoli, il dottor Longo, arricchirà ulteriormente l'orizzonte con i dati camerali e soprattutto con la testimonianza di ogni giorno, di chi, diciamo, ogni giorno, con la missione istituzionale di Si Impresa, di cui è presidente, si occupa di promuovere e sostenere lo sviluppo del sistema economico locale. Una lettura critica dei dati ci verrà fornita poi dal professore, Petraglia nella relazione di chiusura, che ci racconterà come la crisi del Covid si aggiunge a difficoltà già esistenti per l'industria. Colpisce anche il terziario ed è una crisi più pervasiva e selettiva. Il quadro informativo fornito da vari interventi sarà sicuramente utile per delineare la situazione del sistema produttivo delle due regioni, Campania e Basilicata, nel momento in cui ci si avvia a mettere in campo le misure del piano di ripresa e resilienza. E spero che offrirà spunti importanti di riflessione anche per il dibattito. Io auguro a tutti buon lavoro, ringrazio di nuovo tutti per la partecipazione e passo la parola alla dottoressa Carucci. Ringrazio la dottoressa Bianchino, buongiorno a tutti.
condivido la mia presentazione e mentre condivido la presentazione vi dico che presenterò i principali risultati del censimento delle imprese per la Basilicata e per la Campania. Spero si veda, sì. In realtà evidenzierò i principali punti di contatto, le principali differenze in merito alla struttura produttiva, ai comportamenti e alle strategie delle imprese. Fotograferemo il mondo imprese dalle nostre regioni al 2018, sembra quasi un secolo fa. Tutto ora è cambiato, potremmo dire, in merito, in termini di struttura produttiva. Però è fondamentale, fotografare all'anno zero il nostro sistema economico, proprio per analizzare in maniera puntuale che cosa sta accadendo in questi anni alle nostre imprese. Parto subito parlando della nuova strategia censuaria. Ne abbiamo già parlato, ne hanno già parlato nella sessione plenaria, che si basa sull'integrazione di registri statistici, indagini economiche e nuove rilevazioni dirette. Stiamo fotografando per il 2018 un paese da oltre 1 milione di imprese con tra i più addetti. Nelle nostre regioni abbiamo in Basilicata 7.500 imprese, 75.000 le imprese in Campania. Rispetto al 2011 abbiamo un incremento del 5-6% del numero di imprese in Basilicata e di oltre l'11% in Campania. Ovviamente questo incremento si traduce anche in un incremento degli addetti, quasi il 10% di addetti in più in Basilicata e il 12% in più in Campania. Bene, abbiamo un sistema produttivo, una struttura produttiva caratterizzata da microimprese. L'80% delle imprese in Campania e in Basilicata sono piccole imprese con meno di 10 addetti. Andiamo però verso un sistema produttivo più grande, verso livelli dimensionali più grandi. Infatti, rispetto al 2011, vediamo che è aumentato di più il numero delle piccole imprese e delle medie imprese, sia in Basilicata che in Campania, rispetto a quanto è aumentato il numero delle microimprese. Ovviamente questo si traduce anche in un incremento di addetti. Siamo dinanzi a un sistema produttivo fortemente terziarizzato e ancora più terziarizzato nel 2018 rispetto al 2011. In Basilicata e in Campania oltre il 40% delle imprese opera nei servizi non commerciali. Stessa cosa in termini di addetti, valore significativamente più alto rispetto al 2011. Il puntino al centro della barra. Le province più terziarizzate nelle nostre regioni sono la mappa in verde, Matera per la Basilicata, Napoli e Salerno per la Campania. Le altre due mappe ci danno un impatto visivo della presenza dell'industria in senso stretto, la mappa in azzurra, o delle costruzioni per la mappa in rosso. Bene. Non diversamente dal resto del paese, la struttura produttiva è caratterizzata da imprese a controllo individuale e familiare. Oltre il 76% delle imprese con almeno 3 addetti è controllato da una persona fisica o famiglia, sia in Campania e un po' di più in Basilicata, dato superiore alla media nazionale. Se prendessimo però le imprese con almeno 10 addetti, vedremmo che la Basilicata salirebbe al secondo posto, seconda solo alla Calabria, per controllo individuale o familiare, e la Campania anche, giusto qualche posizione sotto rispetto alla Basilicata. Questo appunto a significare come il controllo individuale non è solo legato alle microimprese, ma anche alle imprese un tantino più strutturate nelle nostre due regioni. In Basilicata e in Campania la natura individuale, la natura familiare non è solo legata al controllo, ma è legata anche alla gestione dell'impresa. Oltre il 75% delle imprese ha come responsabile della gestione l'imprenditore, il socio principale unico, io direi pure il proprietario dell'impresa, mi spingerei anche. Il 20% ha come responsabile della gestione un membro della famiglia controllante. Solo il 3-5% delle imprese lucane e il 6-8% delle imprese campane affidano la responsabilità gestionale ad un manager.
Cosa è successo nel triennio precedente al censimento in termini di acquisizioni di nuove risorse umane? Bene, in Italia il 58% delle imprese ha acquisito nuove risorse umane. In Campania un punto percentuale in più, 0,5 punti percentuali in più in Basilicata. Due cose da sottolineare, due aspetti da sottolineare. Oltre il 70% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato. 76%, 76,6% nelle imprese campane. In termini di attività economica, vediamo in Basilicata il 64% delle imprese che ha acquisito nuove risorse umane opera nel settore dei servizi non commerciali, invece abbiamo lo stesso peso per i servizi non commerciali, industria in senso stretto e costruzioni per quanto riguarda la regione Campania. È vero, hanno acquisito nuove risorse umane, ma hanno incontrato degli ostacoli lungo il loro percorso. I principali ostacoli sentiti nelle nostre regioni, molto di più rispetto a quanto non vengono sentiti in media nel nostro paese, sono legati all'alto costo del lavoro e all'insufficienza di incentivi da parte dello Stato o difficoltà ad accedere agli incentivi. Vediamo che il pallino rosso e il triangolino verde, che rappresentano rispettivamente la Basilicata e la Campania, sono fuori dalla barra azzurrina, che è la media nazionale. Invece minori sono le difficoltà nelle nostre regioni di reperimento del personale, sia con competenze tecniche specifiche che trasversali. Allora, in realtà l'incontro domanda-offerta, gli unici problemi di incontro, domanda-offerta di lavoro nelle nostre regioni sono legati al comparto industriale, manifatturiero. Perché sappiamo che lì c'è una richiesta di competenze specifiche molto qualificate spesso. Bene, dal punto di vista dei rapporti fra le imprese, i rapporti fra le imprese non sono solo di natura concorrenziale. Le imprese collaborano tra loro il 52,6% delle imprese italiane nel 2018 intrattiene relazioni produttive stabili con altre aziende o istituzioni. 54% delle imprese in Basilicata, 50% delle imprese campane. Sono più frequenti le relazioni di filiera. In qualità di committente, 62% e 65% rispettivamente in Basilicata e Campania, 52 e 42% in qualità di subfornitore. Meno del 20% sono le imprese che intrattengono invece accordi formali con altre imprese, penso a consorzi, contratti di rete, eccetera. 18,7% in Basilicata, 16% in Campania. Ma per cosa intrattengono relazioni le nostre imprese? Ma quali sono i motivi che spingono le imprese a intrattenere relazioni? Dal punto di vista delle funzioni aziendali, l'instaurazione delle relazioni è legata principalmente all'attività core dell'impresa. A seguire abbiamo la funzione di approvvigionamento, di distribuzione, trasporto e magazzinaggio, però oltre il 40% è proprio legato all'attività core delle imprese. Invece, i motivi che spingono le imprese a fare rete sono la riduzione dei costi, l'accesso a nuovi mercati, lo sviluppo di nuovi prodotti e processi. Non ci sono molte differenze fra le due regioni. La tendenza ad instaurare relazioni è una caratteristica prevalente del comparto industriale, prevalente delle imprese grandi. La mappa che vediamo in realtà risente molto della struttura provinciale per attività, della distribuzione per attività economica e dimensione delle imprese presenti sul territorio. Allora, le imprese sono ovviamente anche in competizione fra loro, ma la competizione assume essenzialmente un carattere locale. Non solo in termini di mercato, ma anche in termini di localizzazione dei principali concorrenti. Abbiamo che solo il 50%, 49,9% in Campania e 54,1% in Basilicata, ha ricavi da vendite fuori dalla propria regione. E addirittura il 62% delle imprese lucane dichiara di avere ricavi da vendite o prestazioni di servizi all'interno del proprio comune. Solo il 10% delle imprese lucane e il 17% delle imprese campane va fuori i confini nazionali, paesi Unione Europea, a cui si aggiunge un 5,5 e un 8,8 di ricavi derivanti da altri paesi europei extra UE. Anche
La localizzazione dei principali competitor è assolutamente locale. Assume una dimensione globale solo la competizione fra imprese manifatturiere e grandi. Per il resto abbiamo le imprese lucane e anche campane che vedono i propri competitor fuori dai confini nazionali sono del 10%, sommando paesi UE e altri paesi europei extra UE. Qualità dei servizi offerti diversificazione dei prodotti, qualità dei servizi offerti e professionalità e competenza del personale sono i principali punti di forza della capacità competitiva per le imprese con 10 più addetti della nostra regione. I principali ostacoli sono invece legati agli alti oneri amministrativi e burocratici e alla mancanza di risorse finanziarie. In quest'ultimo caso abbiamo un 31%, oltre il 31% delle imprese campane dichiara essere questo uno dei principali ostacoli alla capacità competitiva, contro il 21%. Invece vorrei farvi notare, per la Basilicata, un 20% delle imprese che dichiara che un ostacolo importante è la mancanza di domanda e il 15% la carenza di infrastrutture. Allora, sicuramente alla base del processo di crescita economica delle nostre imprese vi è l'innovazione tecnologica. Il 38,4% delle imprese con 3 più addetti in Italia sono impegnate in progetti di innovazione. Valore assolutamente in linea in Basilicata, 5 punti percentuali più alto rispetto alla Campania. Ciò nonostante, in tutte le tre ripartizioni territoriali, in tutti e tre i domini territoriali, è l'industria in senso stretto, sono le imprese operanti nell'industria in senso stretto ad essere maggiormente impegnate in progetti di innovazione. Segue il commercio, quindi i servizi non commerciali e le costruzioni. Quando parliamo in realtà di innovazione tecnologica, parliamo principalmente di digitalizzazione. Oltre il 62% delle imprese con 10 più addetti dichiara di aver investito in almeno una tecnologia digitale. 57% in Basilicata, 61% in Campania. Ma in realtà quando parliamo di digitalizzazione, soprattutto nelle nostre regioni, parliamo quasi esclusivamente di tecnologie basate su internet. Cosa ci si aspetta da questo processo di digitalizzazione? Cioè, si aspetta sicuramente una maggiore facilità di condivisione delle informazioni all'interno e nel territorio, all'interno dell'impresa e nel territorio, e una maggiore efficienza dei processi produttivi. E in più, ebbene, siamo dinanzi ad imprese piccole, siamo dinanzi ad imprese caratterizzate per un controllo individuale o al massimo familiare, e non ci stupisce quindi che il 75% delle imprese italiane, ancora di più le imprese lucane e campane, hanno come principale fonte di finanziamento l'autofinanziamento. Il tradizionale canale bancario rimane la principale fonte di finanziamento esterno. 33% credito bancario a medio e lungo termine, 21% credito bancario a breve termine. In realtà questi valori sono sensibilmente più bassi in Campania e in Basilicata, soprattutto in Campania, 10 punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale. In generale, però, possiamo dire che il grado di dipendenza da finanziamenti esterni delle nostre imprese è assolutamente valutato basso e basso. Il 32% delle imprese italiane valuta il grado di dipendenza da finanziamenti esterni nullo, quasi nullo. 36% in Basilicata, 30% in Campania. Solo l'8% delle imprese lucane, l'11% delle imprese campane dichiara, valuta il proprio grado di dipendenza elevato, molto elevato. In realtà in Campania vediamo una forte variabilità a livello provinciale. Passiamo da meno dell'8% nella provincia di Avellino ad oltre il 14% di imprese che ha valutato il proprio grado di dipendenza elevato, molto elevato, nella provincia di Caserta. Che dire, perché? Perché si ricorre a finanziamenti esterni? Principalmente per esigenze di liquidità e poi per investire nell'ampliamento della capacità produttiva. Quest'ultima motivazione è piuttosto legata, prevale nel comparto manifatturiero.
La prima invece prevale nel reparto, nel comparto delle costruzioni piuttosto che del commercio. Allora, concludo questo excursus, questa panoramica generale sui dati del censimento con le misure, le azioni intraprese dalle imprese italiane e dalle imprese campane e lucane in tema di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e sicurezza. 8 imprese su 10 in Italia e nelle nostre regioni dichiarano di aver intrapreso almeno un'azione riconducibile al concetto di responsabilità ambientale e sociale, oppure un'iniziativa per incrementare i livelli di sicurezza dell'azienda o del territorio. In particolare, quali sono le azioni che hanno avviato le nostre imprese? Prima di tutto hanno avviato azioni volte a migliorare il benessere lavorativo. In Campania, in Basilicata, abbiamo valori leggermente più alti rispetto alla media nazionale. A seguire hanno avviato azioni volte a ridurre l'impatto ambientale. Anche in questo caso il dato campano e lucano è leggermente più alto rispetto alla media nazionale. Hanno avviato azioni per incrementare i livelli di sicurezza all'interno dell'impresa. Ma soprattutto la cosa caratteristica delle nostre regioni è che il peso nelle nostre regioni di imprese che hanno avviato iniziative a sostegno della collettività o a sostegno del sistema produttivo locale sono molte di più rispetto alla media nazionale. Vediamo soprattutto la Basilicata, abbiamo oltre 10 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Ovviamente questo è strettamente legato alla tipologia di impresa, in termini di dimensione e in termini di attività economica dell'impresa. Vediamo che in generale quanto più l'impresa è grande, tanto più sono numerose le azioni volte a ridurre l'impatto ambientale, a migliorare il benessere lavorativo, a sostenere o realizzare iniziative a beneficio del territorio o di interesse collettivo. In realtà questo è vero sino ad un certo punto. È vero sino ad un certo punto perché vediamo in realtà in Basilicata una forte attenzione da parte delle piccole imprese al territorio, all'interesse collettivo, alla salvaguardia del proprio tessuto produttivo locale. Questo in termini di attività economica lo vediamo qui. Le imprese dell'industria mettono al primo posto, hanno avviato azioni in materia di incremento dei livelli di sicurezza, ridurre l'impatto ambientale, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento del benessere lavorativo. Invece sono le imprese operanti nel settore dei servizi ad avere al primo posto fra gli obiettivi il miglioramento del benessere lavorativo, segue la riduzione dell'impatto ambientale e l'incremento dei livelli di sicurezza. Sono andata rapidissima per riuscire a recuperare qualche minuto. Spero di aver dato un quadro il più esaustivo possibile di ciò che accade, di ciò che è stato, ciò che è il nostro sistema produttivo al 2018. 2018 che è il nostro anno di benchmark per fare tutte le analisi e le riflessioni in merito a quanto sta accadendo alle nostre imprese e nei nostri territori. Vi ringrazio, sono qui per qualsiasi approfondimento e passo la parola alla dottoressa Bianchi. Bene, grazie Madia. Eccoci. Allora, grazie Madia. Ricordiamo appunto che il censimento delle imprese si è svolto nel 2019, ma i dati sono riferiti al 2018. Grazie per questa panoramica. Sei stata nei tempi, abbiamo risparmiato anche 2 minuti. Intanto io passo la parola al dottor Cinquegrana, sempre dell'Istat, della sede di Napoli, per la situazione e le prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria. Grazie Giuseppe. Grazie alla dottoressa Bianchino. Io mi occuperò di un intervento sulla situazione e prospettive dell'impresa nell'emergenza sanitaria per le regioni Basilicata e Campania. Nella sessione plenaria sono state presentate le indagini sul Covid per le regioni e le italiane. In particolare una è stata effettuata nella primavera del 2020 ed un'altra invece in autunno.
farò vedere delle slide sul fatturato, sui costi, sugli spazi lavorativi e gestione del personale, sulla digitalizzazione e sugli effetti che poi in effetti la pandemia ha procurato sulle strategie delle imprese lucane e campane. Poi ci sarà un focus, sull'export regionale. Ovviamente molte sono le notizie negative, però c'è anche qualche lato positivo, che emergerà in questa presentazione, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione e poi, per quanto riguarda, l'export in alcuni settori di queste due regioni, Basilicata e Campania. Questi sono i link delle due indagini che sono state presentate comunque anche prima. E vediamo adesso, a novembre 2020, qual era la percentuale delle imprese che erano aperte in Italia, era all'incirca il 68,9%, in Campania erano un po' di meno, il 65% circa, e in Basilicata il 76%. Però andiamo a vedere poi invece, le imprese che erano parzialmente aperte, e in Campania risulta una percentuale maggiore rispetto a quella italiana, un 28,2% rispetto al 23,9% del dato nazionale. In Basilicata invece questo dato è un po' più basso, il 19,3%, d'altronde perché, la percentuale sulle imprese totalmente aperte era maggiore, come abbiamo visto prima, 76,2%. Vediamo ora all'andamento del fatturato registrato, nelle due indagini per le imprese, quella della scorsa primavera e quella invece quella autunnale. Allora, vediamo che, in particolare per, la situazione di riduzione di oltre il 50% del fatturato, nell'ultima rilevazione, quella autunnale, le imprese campane e soprattutto quelle e anche quelle del Mezzogiorno sembrano presentare una percentuale maggiore di quella nazionale, di quella italiana. Mentre invece in Basilicata questa riduzione oltre il 50% è su un livello più basso. Vediamo ora le motivazioni del calo del fatturato. Se dipende appunto da domanda interna oppure da domanda estera oppure da restrizioni sanitarie del personale o altri fattori come i problemi di approvvigionamento e gli aumenti dei prezzi delle materie prime. Vediamo che rispetto al dato nazionale i problemi legati alla domanda interna, per le imprese campane, sono inferiori, mentre invece, un 33,3% rispetto al 42,2% del dato nazionale. Ci sono particolarmente invece problemi dovuti alle restrizioni sanitarie. La Basilicata si caratterizza per un 71,7%, la Campania per un 68,9% rispetto a un dato nazionale del 63,4%. Quindi sono state soprattutto le restrizioni, sanitarie che hanno prodotto dei problemi sul calo del fatturato, in particolare per imprese campane e lucane. E vediamo ora le previsioni per dicembre, 2020, febbraio 2021. E qui possiamo, vedere che, buona parte delle imprese a livello nazionale, 61,5%, vede un peggioramento della situazione. Questo dato in Campania è su 62,3%, quindi maggiore. Leggermente inferiore invece, è il segnale del peggioramento che vedono le imprese lucane, 59,6%. Vedono invece stabile, in Campania la situazione è stabile, in Campania il 14%, in Basilicata il 16,3% a fronte di un 15,1% del dato nazionale. Veniamo ora alla rilevanza dei costi che le misure sanitarie organizzative hanno avuto all'interno di un'impresa. Vediamo, innanzitutto, i costi relativi alla sanificazione. Se il dato nazionale è all'incirca il 65% riguardo alla rilevanza di questi costi,
maggiore invece nel Mezzogiorno, ma in particolare anche in Campania e Basilicata, un dato oltre il 70%, quindi incide molto, ha inciso molto il costo della significazione. Un'osservazione particolare anche poi ai costi relativi alla rotazione del personale, in cui sembra che incidano di più se nelle regioni campane, un 35% circa rispetto a un 26,7% del dato nazionale. Lo stesso anche per la formazione specifica, il dato delle imprese campane e lucane e del Mezzogiorno in generale è superiore a quello nazionale del 37%. Vediamo ora invece i costi dei tamponi e test sierologici. Anche qui le imprese ritengono campane, e in particolare campane e del Mezzogiorno in generale, ritengono il costo maggiore rispetto a quello che è avvenuto in Italia, del 19,8%. Veniamo ora all'adeguamento degli spazi lavorativi in cui sono stati effettuati, nel periodo in cui sono stati effettuati, e vediamo che la maggior parte, sia a livello nazionale che delle imprese campane e lucane, è stato effettuato durante il lockdown. Un 39,7% per l'Italia, un 38,2% per le imprese campane e un 36,5%, quindi leggermente inferiore, per le imprese lucane. Notiamo invece che dopo il lockdown il dato per la Campania è maggiore, un 17,8%, maggiore anche quello della Basilicata, 16,8%, rispetto al dato del nazionale, che è 15,7%. Vediamo ora le principali misure di gestione del personale adottate nel periodo giugno-novembre 2020. Innanzitutto per la cassa integrazione e guadagni, vediamo che le imprese lucane si allineano pressoché al dato nazionale, un 41,9% per le imprese lucane, mentre invece la misura per le imprese campane è maggiore, un 43,6%. Per quanto riguarda invece la riduzione delle ore e dei turni di lavoro, le imprese lucane si caratterizzano per un aumento intorno al 28,3%. C'è un dato molto significativo sulla formazione aggiuntiva che nelle imprese campane è più elevato di quello nazionale. E anche poi dopo, nota dolente, il rinvio delle assunzioni, che sulle campane è maggiore, un 19,2% a fronte di un 13,4% a livello nazionale. Il dato lucano in questo caso è abbastanza simile. Per quanto riguarda invece lo smart working, come livello, il dato delle imprese campane e lucane è inferiore a quello nazionale, che è dell'11,5%. Veniamo ora agli effetti dello smart working su alcuni aspetti dell'organizzazione della performance di impresa. In particolare possiamo vedere che ci sono degli effetti positivi sugli investimenti in formazione, in particolare per le imprese lucane, e sull'adozione di nuove tecnologie e sul benessere del personale. Invece c'è una nota dolente, sia in termini di produttività che di efficienza, ma anche delle relazioni interpersonali per le imprese sia lucane che campane. Qui c'è un raffronto appunto sia relative a un effetto nullo, sia appunto a una differenza percentuale tra le imprese che hanno indicato un aumento del fenomeno rispetto a quelle che hanno indicato una diminuzione. Vediamo ora ad alcuni aspetti finanziari. Vediamo che per quanto riguarda l'accensione di nuovo debito, sia le imprese lucane che campane sono leggermente inferiori rispetto al dato nazionale.
In particolare, le imprese campane si caratterizzano per una modifica di condizioni sia con i fornitori sia con i clienti. Le imprese lucane rispetto al dato nazionale hanno un dato maggiore per quanto riguarda le attività liquide presenti in bilancio. E poi una particolare predilezione per la patrimonializzazione. Infatti hanno una percentuale maggiore rispetto al dato nazionale per quanto riguarda gli aumenti di capitale da parte della proprietà. Anche comunque in Campania c'è un dato superiore al dato nazionale, però inferiore a quello delle imprese lucane. Vediamo ora alla percentuale di imprese che hanno richiesto prestiti garantiti. Il dato campano è simile a quello nazionale, mentre invece il dato sia del Mezzogiorno, ma soprattutto delle imprese lucane, è ampiamente superiore. Vediamo ora l'importanza attribuita dalle imprese alle motivazioni per la richiesta di prestiti assistiti da garanzia pubblica. Nei rettangoli in giallo c'è la percentuale di nessuna importanza, mentre invece nelle linee con il pallino rosso c'è l'indicazione della massima importanza. E per le imprese, sia campane che lucane, la massima importanza è per sia per la motivazione di finanziare l'attività corrente dell'impresa. Vediamo ora agli effetti della digitalizzazione, quindi dell'utilizzo di tecnologie digitali in azienda. Qui si considerano gli interventi sulla fibra, sul mobile, oppure l'aumento delle videoconferenze, del cloud, dell'utilizzo di cloud, oppure di strumenti come il laptop, il tablet. Vediamo che sull'asse delle ascisse c'è la percentuale di adozione e utilizzo pre-Covid di queste strumentazioni. Sull'asse delle ordinate la percentuale di utilizzo adozione post-Covid. E vediamo che per quanto riguarda le videoconferenze, la Campania e la Basilicata sono messe meglio rispetto all'Italia e alle altre regioni del Mezzogiorno. E anche comunque per quanto riguarda il software progetti. Anche per quanto riguarda la fibra, la Campania ha subito un fenomeno di incremento durante il periodo Covid e si posiziona meglio rispetto sia all'Italia ma anche alla stessa Basilicata. Lo stesso avviene per il mobile. Vediamo ora invece l'impatto, l'esplosione dei servizi di comunicazione digitale con il pubblico, quindi l'utilizzo di social media, di sito web oppure di servizi digitali. Anche qui notiamo che la Campania, in particolare per i social media e per i servizi digitali, è in netto vantaggio rispetto ha incrementato nettamente rispetto al periodo precedente, rispetto sia all'Italia ma anche alla Basilicata. Quindi queste sono in effetti delle note positive. È stato recuperato in parte il gap che c'era in precedenza con altre regioni. Vediamo anche sui canali di vendita, l'utilizzo dei canali di vendita online. Anche qui vediamo che la Campania è su una frontiera di sviluppo durante la pandemia, sia delle email che dell'e-commerce, ma anche delle piattaforme digitali per la vendita. La Basilicata in effetti ha un livello molto più simile al dato nazionale. Veniamo ora invece a vedere le forme di delivery, quindi la percentuale di utilizzo pre-Covid e post-Covid di queste forme. Vediamo anche qui per cashless, per delivery diretto o anche per i pagamenti protetti oppure per i delivery da terzi, che la Campania rispetto all'Italia, ma anche alla Basilicata, si posiziona comunque in una posizione di miglioramento rispetto al periodo pre-Covid. Vediamo ora invece gli effetti dell'emergenza Covid-19 sull'attività.
Per quanto riguarda alcune categorie, quali il rischio operativo, la domanda interna, la domanda estera, le filiere dell'approvvigionamento, il rischio di liquidità, oppure nessuna conseguenza o aumento di attività. Vediamo che per quanto riguarda il rischio operativo, sia la Campania che la Basilicata e in generale tutto il Mezzogiorno hanno delle conseguenze maggiori rispetto al dato nazionale. Mentre invece è inferiore la conseguenza per quanto riguarda sia la domanda interna che la domanda estera. In particolare, invece, ci sono degli effetti da attenzionare per quanto riguarda il rischio di liquidità, sia per la Campania che per la Basilicata rispetto al dato nazionale. Vediamo, sono quasi per concludere, piccolo focus sull'export regionale. È stato in diminuzione nel 2010 rispetto, nel 2020, scusate, rispetto al 2019. In Italia è quasi meno il 10%. In Campania è meno all'incirca 5%, in Basilicata è intorno al 4, almeno 4%. Le quote rispetto al mercato Italia, sia per la Campania che sulla Basilicata, sono comunque abbastanza stabili. L'export in generale per il Mezzogiorno però ha una variazione in diminuzione maggiore rispetto al dato nazionale. Vediamo ora ad un confronto invece sui principali tre settori in aumento per export in termini di variazione 2020-2019 in Italia e consideriamo gli stessi settori in Campania. I principali settori sono in aumento per l'Italia sono gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici. In effetti, in emergenza sanitaria. Rispecchia comunque le problematiche che sono state affrontate e le esigenze. Il secondo settore in aumento sono i prodotti alimentari, bevande e tabacco, sempre per l'Italia, e poi i successivi prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. E vediamo che per gli articoli farmaceutici, sia in Basilicata che in Campania, che anche nel Mezzogiorno, c'è un dato addirittura migliore rispetto a quello nazionale. Ulteriormente, per quanto riguarda la Basilicata, per i prodotti alimentari e anche comunque per la Campania, seguita dalla Campania, rispetto al dato nazionale. Vediamo ora ai prodotti con la variazione negativa. In Italia, in particolare cocche e prodotti petroliferi, e la Basilicata invece ha una performance addirittura più negativa di quella nazionale. Mentre invece sui prodotti tessili non c'è una variazione nulla per la Basilicata, mentre invece il dato campano nell'esportazione di prodotti tessili è peggiore rispetto a quello nazionale. Per quanto riguarda invece gli altri prodotti delle attività manifatturiere, il dato campano si alinea a quello nazionale, mentre invece la riduzione delle imprese lucane è inferiore. Ringrazio tutti, spero di aver dato degli spunti di analisi e delle informazioni utili a tutti. Ridò la parola alla dottoressa Bianchino. Grazie. Bene, grazie Giuseppe. Sicuramente abbiamo arricchito ulteriormente il patrimonio informativo. Con l'intervento di Giuseppe sono terminati gli interventi dell'Istat. Adesso diamo la parola al territorio. Il primo contributo sarà quello del direttore della Banca d'Italia della sede di Napoli, al quale va il mio personale ringraziamento e quello dell'istituto che rappresento per aver accettato l'invito a partecipare a questo evento in qualità di relatore. Prego, direttore, passo a lei la parola, il dottor Antonio Cinque.
Stavo dicendo, questo grafico riporta questo indicatore che abbiamo elaborato in Banca d'Italia per esaminare l'andamento economico a livello regionale e come vedete, insomma, nel secondo o terzo trimestre dello scorso anno la crisi è stata importante. Questo l'iter appunto è indicato in questo grafico con gli istogrammi grigi, l'andamento del PIL italiano è con la linea rossa e invece per quanto riguarda il dato del mezzogiorno con questi triangolini verdi. Quindi vedete che il PIL regionale, cioè l'andamento di questo indicatore, di questo iter appunto nella regione Campania, è stato leggermente migliore rispetto all'andamento nazionale, ma sostanzialmente in linea con quello che è l'andamento del mezzogiorno. Aspettate. Ok, tornando, ecco, d'altra parte, ecco, insomma, la recessione di cui stiamo parlando, la recessione pandemica, è stata definita dal governatore la più grave recessione della storia contemporanea in tempo di pace. Il ministro Giorgetti questa mattina ci ha parlato di effetti drammatici e devastanti della crisi pandemica e quindi, insomma, questo ovviamente, come vediamo, ha interessato in maniera importante anche la Campania e la Basilicata. Ecco, l'andamento della Basilicata è sostanzialmente analogo a quello della Campania. Vediamo adesso appunto gli effetti, un pochino alcuni dati per quanto riguarda la situazione, l'andamento nel 2020 nella regione Campania. Non abbiamo ancora un dato definitivo per quanto riguarda il PIL, un dato ufficiale, ma insomma le stime sono che il PIL in Campania sia diminuito di circa 8 punti percentuali, un valore leggermente migliore rispetto a quello rilevato a livello nazionale, è stato di circa 9 punti percentuali. L'export, ci si è già soffermato il dottor Cinquegrana, è diminuito di circa 6 punti percentuali in Campania e poi vedremo con un valore sicuramente migliore rispetto al dato nazionale. In Basilicata, sì, più o meno, i dati tra l'altro sono stati già esaminati dal dottor Cinquegrana, più o meno andamenti simili. L'occupazione è diminuita di circa il 2%. Questo rispetto appunto a un dato nazionale sostanzialmente in linea, anche qui più o meno in Basilicata il dato è molto simile. Adesso andiamo un pochino ad esplodere questi dati, questi andamenti, vedere un pochino più nel dettaglio cosa è successo. L'export, vado rapido perché appunto già è stato illustrato dal dottor Cinquegrana, comunque la flessione dell'export campano è stata complessivamente del 6,4%, ma è stata particolarmente forte nel secondo trimestre, ovviamente gli effetti del lockdown, e come vediamo abbiamo avuto degli andamenti leggermente meno negativi rispetto al dato campano. Questo perché? Questo sostanzialmente appunto è stato già detto per le caratteristiche dell'export campano. Ecco qui vedete, questo è un grafico un pochino difficile da illustrare. Però ecco, i vari colori indicano i vari settori di operatività. Come vedete, ecco, allora, nel 2019 abbiamo avuto un incremento di circa 12 punti percentuali dell'export, una flessione di 6 punti e qualcosa nel 2020 e come vedete gli unici due settori che presentano dei dati positivi sono il farmaceutico, che è questa linea, questa parte giallina, e la parte verde che è l'agroalimentare, il settore agroalimentare. Ecco, nel farmaceutico abbiamo avuto un aumento di circa 15 punti percentuali, nel settore agroalimentare di circa 10 punti percentuali. Ecco, questi due però sono i due settori che hanno aiutato, diciamo, fatto sì che l'andamento dell'export in Campania sia stato migliore rispetto all'andamento nazionale. In Basilicata, beh, sono diminuite le esportazioni principalmente per il settore automobilistico. Un altro settore che ha sofferto sicuramente, cioè un settore che ha sofferto particolarmente è stato quello del turismo ed è un settore che è stato particolarmente importante per l'economia delle due regioni nelle precedenti fasi cicliche negative e appunto che aveva aiutato molto l'economia in passato, ma in questa crisi ha sofferto particolarmente. Come vediamo, la flessione è stata particolarmente forte nei primi mesi, quindi marzo, aprile, maggio, poi si è un pochino ripresa nei mesi estivi, ma ugualmente nell'ultimo trimestre ha evidenziato dati negativi. E qui, come vedete, in Campania l'andamento, che è questa linea verde, è stato leggermente peggiore rispetto all'andamento nel mezzogiorno e in Italia.
Per quanto riguarda la Basilicata, anche qui appunto abbiamo avuto un andamento fortemente negativo, ovviamente del settore turistico. L'occupazione, dicevo, l'occupazione è diminuita più o meno nel corso dell'anno del 2%, i dati però sono sicuramente ancora influenzati dal blocco dei licenziamenti e molto forte appunto è stato l'ampliamento del ricorso alla cassa integrazione guadagni, è stato già richiamato nelle precedenti presentazioni e come dicevo appunto in Campania l'occupazione è diminuita di circa 1,9 punti percentuali, i settori maggiormente interessati sono stati i lavoratori a tempo determinato e principalmente i giovani e le donne. Per quanto ecco qui vedete il dato campano che è stato sostanzialmente l'andamento è molto simile a quello del resto del paese. Interessante è che il ruolo giocato dalla cassa integrazione in questo periodo di difficoltà è che anche le imprese dei servizi ne hanno fatto un ampio ricorso. Aspettate, ecco qui abbiamo le imprese di servizi ne hanno fatto un ampio ricorso, cosa che normalmente appunto sono generalmente escluse dalle integrazioni salariali. Dicevo, principalmente la flessione ha interessato, ecco qui vedete l'andamento indicato per settore, è stata forte la flessione per quanto riguarda il settore dei servizi, ecco qui, e anche il settore delle costruzioni, il settore delle costruzioni ha già andamenti molto negativi, nei servizi in particolare hanno sofferto il commercio, i settori della ristorazione e alberghiero che sono stati quelli più colpiti dal lockdown, insomma dalla situazione del lockdown, non abbiamo invece rilevato flessioni per quanto riguarda il settore industriale che vedete è questa linea rossa. Passerei ora al credito, che è appunto su cui siamo particolarmente vicini come Banca d'Italia, e vediamo un pochino cosa è successo nel credito. È già stato richiamato anche dalla dottoressa Carucci l'andamento, già stamattina se n'era parlato in maniera diffusa. Ecco, diciamo che sostanzialmente a partire dal mese di marzo il credito alle imprese è cresciuto in maniera davvero significativa. Ecco, vedete qui la linea rossa che sale significativamente per quanto riguarda il settore imprese. Questo grazie alle garanzie dello Stato sui finanziamenti concessi. Circa un quarto degli importi e la maggior parte delle operazioni è stata infatti riconducibile alle garanzie per prestiti di piccola dimensione, i famosi 25.000 e 30.000 euro che sono stati concessi in maniera molto ampia con la garanzia la garanzia pubblica. Direi che l'espansione dei prestiti ha interessato praticamente tutti i settori, l'unico settore in cui appunto l'incremento è stato molto limitato, addirittura non c'è stato, è il settore delle costruzioni. In Basilicata anche qui la crescita del credito è stata importante e ha interessato principalmente il settore terziario e qui le costruzioni invece hanno fatto rilevare dei valori leggermente positivi. Appunto, come dicevo, la crescita è stata imponente per quanto riguarda le imprese, molto meno per quanto riguarda le famiglie. Ecco, qui abbiamo la linea, qui lo vediamo molto meglio. Ecco, il credito complessivo, diciamo, alle famiglie è cresciuto, ha continuato a crescere, ma in maniera molto più limitata rispetto a quello che succedeva precedentemente. Negli anni precedenti eravamo intorno al 4% di crescite annuali, ora siamo a meno del 2%, quindi intorno all'1 e qualcosa. La flessione ha interessato principalmente il credito al consumo, ecco qui abbiamo questa linea, come vedete, una discesa repentina, molto meno i mutui bancari, però anche i mutui per l'acquisto di abitazione, però anche questi insomma hanno fatto rilevare una discesa. Anche qui l'andamento della Basilicata è sostanzialmente analogo rispetto a quello che abbiamo rilevato in Campania. Passiamo invece a un altro aspetto, il discorso della durata. Appunto è interessante notare che c'è stata direi una ricomposizione proprio debitoria delle posizioni delle imprese a favore del credito a medio e lungo termine, quindi sono cresciuti molto i prestiti a medio e lungo termine, vedete la linea rossa, e invece sono diminuiti quelli a breve. Questa sicuramente è un'evoluzione positiva, diciamo che rafforza un pochino la struttura finanziaria delle imprese e quindi ci può far sperare bene per quanto riguarda gli andamenti futuri. Poi su questo magari ci torniamo successivamente.
Il tasso di deterioramento, quindi sostanzialmente la qualità del credito, è un punto, appunto, al quale noi come Banca d'Italia facciamo una particolare attenzione. E qui è interessante notare che a partire dal mese di giugno dello scorso anno, questo grazie alle misure governative e di sostegno sostanzialmente al credito e anche alle disposizioni, diciamo, delle autorità di vigilanza circa la classificazione dei crediti, rileviamo per le imprese, ecco qui la linea rossa, vedete, rileviamo una riduzione del tasso di deterioramento dei finanziamenti, che si è ridotto, eravamo più o meno intorno al 3,5-4%, siamo arrivati a valori prossimi al 2%. Ecco, su questo punto vorrei sottolineare un aspetto, il discorso che, come appunto è stato rilevato anche questa mattina dal dottor De Vincenzo come sottolineato nel rapporto della stabilità finanziaria emanato dalla Banca d'Italia la settimana scorsa, l'aumento dell'indebitamento per molte imprese, soprattutto nei settori più colpiti dalla pandemia, potrebbe accrescere la vulnerabilità. Cioè, per adesso i dati ancora non riportano questo aspetto, però è importante, proprio abbiamo visto quanto è cresciuto l'indebitamento, quindi questo aumento dell'indebitamento potrebbe esporre una maggiore vulnerabilità delle imprese. Questa è una cosa appunto a cui dovremmo fare attenzione e potremmo vedere nei prossimi mesi. Il tasso di deterioramento per quanto riguarda le famiglie, questo è sostanzialmente stabile, quindi non ci sono indicazioni differenti. Un altro aspetto nel settore del credito, nel settore finanziario, diciamo, che è particolarmente importante, è che abbiamo rilevato negli ultimi periodi, insomma nel periodo dello scorso anno, inizio di quest'anno, un significativo aumento dei depositi bancari, sia delle imprese sia delle famiglie. Abbiamo visto il credito è cresciuto, il finanziamenti sono cresciuti molto, i consumi sono in flessione, anche gli investimenti hanno ristagnato, quindi tutto questo ha determinato un incremento dei depositi presso le banche, depositi sia depositi da risparmio, ma principalmente depositi in conto corrente. Ecco, questo potrebbe sicuramente essere una risorsa importante nel momento in cui il nostro sistema, diciamo il sistema economico, avrà un'inversione di tendenza, quindi una ripresa, e di cui insomma cominciamo a vedere i primi segnali, e che tra l'altro è stato richiamato anche questa mattina dal ministro Giorgetti. Ecco, qui termina questa mia prima parte. Adesso volevo soffermarmi un altro, volevo illustrare un attimo, come dicevo, i risultati di uno studio che abbiamo fatto recentemente per valutare il grado di resilienza, di reazione delle imprese campane, raffrontate poi al dato nazionale e del Mezzogiorno, a fronte di un significativo shock macroeconomico avverso. Ecco, i risultati di questa analisi sono stati pubblicati, tra l'altro, nella nostra nota economica dello scorso anno. Ecco, il principale risultato, e lo anticipo perché è un po' il messaggio che volevamo dare, è che sostanzialmente quello che è successo negli ultimi 10 anni, parliamo del periodo prima della pandemia fino al 18-19, c'è stata una forte uscita dal mercato di imprese da un lato, e le imprese che hanno resistito si sono rafforzate, cioè sono apparse, hanno rafforzato la propria situazione. Quindi tutto questo fa sì che il sistema campano si sia presentato all'inizio della crisi pandemica maggiormente in grado di affrontare shock macroeconomici rispetto a quello che era successo nel 2008-2013, quindi prima dell'ultima grande crisi che abbiamo avuto, appunto la crisi dei debiti subprime e la crisi dei debiti sovrani. Come è stato articolato questo studio? È stato analizzato il rating attribuito da Cervet ad un campione molto significativo, ecco, di 38.000 imprese campane, 550 per quanto riguarda il dato nazionale. Imprese di varie dimensioni, sia piccole, principalmente piccole, ovviamente qui mi ricollego alle considerazioni dello studio Istat, in cui appunto si vede come il settore nazionale, il settore campano sia caratterizzato proprio da queste situazioni, sia di vari settori, appunto dicevo, sia dimensionale sia di vari settori. Ecco, 38.000 imprese per le quali era disponibile il rating per almeno due degli esercizi 2007 e 2008, quindi gli esercizi pre-crisi, pre-ultima crisi, prima appunto della crisi pandemica. Per ciascuna impresa è stata analizzata la variazione del rating, e vado a questa seconda slide. Per ciascuna impresa, appunto dicevo, è stata analizzata la variazione del rating in due fasi. La fase recessiva, quindi 2008-2013, quindi il peggioramento
diciamo, del rating e la situazione invece prima della crisi pandemica. Ecco, possiamo vedere che nel 2007-2008 le imprese campane si caratterizzavano nel complesso per un livello di rischio abbastanza elevato, ecco, più o meno, vedete, l'80% rientrava nelle due categorie, le categorie rosse e arancioni, diciamo, rischiose e vulnerabili, quasi l'80% era ricompreso in questa categoria. A livello nazionale la situazione è leggermente migliore, ma abbastanza simile. Tra il 2008 e il 2013 ci sono stati dei significativi peggioramenti. Qui appunto è stato preso il rating peggiore in questo periodo, quello appunto il peggiore per ciascuna impresa di questo periodo. Ecco, l'incidenza delle imprese sane, come vedete, si è quasi dimezzata, mentre è cresciuto tantissimo l'incidenza delle imprese rischiose o vulnerabili. Siamo passati più o meno dal 20%, 22% che era qui, a quasi al 12%, e sono aumentate ovviamente le imprese rischiose o vulnerabili, insomma. La situazione del 2018, e arriviamo alla situazione finale, appunto, è confermata sostanzialmente dai bilanci 2019, è nettamente più favorevole rispetto a quelle precedenti. Questo per effetto di due situazioni. Innanzitutto l'uscita dal mercato, che, e torniamo a questa impresa, circa 9.500 imprese sono uscite dal mercato, e quindi un numero davvero importante, e per effetto invece del fatto che le imprese che hanno sopravvissuto si sono rafforzate. Quindi prima della crisi pandemica le imprese sane rappresentavano quasi il 50% rispetto al totale, un dato leggermente inferiore rispetto al dato nazionale, ma sostanzialmente in linea o leggermente migliore rispetto al dato del mezzogiorno. Ecco, quindi questo proprio ci consente di dire che il sistema campano è entrato nella crisi pandemica in condizioni migliori rispetto a quelle in cui si era trovato prima dell'ultima grande crisi, però certo gli effetti della crisi pandemica, alcune prime indicazioni le abbiamo ricevute dall'indagine Istat, ma sono sicuramente importanti. Vorrei concludere dicendo alcune considerazioni conclusive. La pandemia ha colpito anche i comparti che più avevano contribuito a contenere l'impatto di altre crisi. Abbiamo visto il turismo, la ristorazione, la specializzazione produttiva della Campania in alcuni settori, abbiamo visto agroalimentare e farmaceutico, hanno consentito di registrare dati mediamente meno sfavorevoli rispetto alla situazione italiana, quindi diciamo che sotto questo aspetto la struttura produttiva ci ha aiutato. Gli interventi governativi di sostegno alle imprese hanno consentito di far fronte alla forte crescita del fabbisogno di liquidità, aumentando nel contempo l'indebitamento. Ecco, quindi ha aiutato la situazione, però il problema del maggiore indebitamento, quindi del rischio connesso con questa situazione, dovremmo farne attenzione, anche se, come ci diceva stamattina il collega Alessio De Vincenzo, le nostre proiezioni ci dicono che non dovrebbe avere effetti peggiori di quelli che ha avuto in occasione della crisi precedente. Le imprese campane sono entrate nella recessione in condizioni economiche migliori rispetto a quanto avvenuto nella crisi precedente, l'ultima crisi che abbiamo vissuto. Le prospettive ovviamente rimangono condizionate dagli sviluppi della pandemia e dagli interventi pubblici programmati, insomma questo PNRR di cui tanto si parla, che prevede grandi interventi per il Sud, potrebbe sicuramente aiutarci, e saranno cruciali le modifiche strutturali. Io ringrazio, non salto questa slide, e ringrazio per l'attenzione, sono andato forse fuori di qualche minuto, ma grazie. Allora, grazie a lei direttore, no, assolutamente nei tempi, considerando anche il piccolo problema iniziale, quindi la ringrazio veramente per questo interessantissimo intervento che offre anche lo spunto per riagganciarmi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché ricordo che il Piano Nazionale che prevede, diciamo, garantirà al nostro paese risorse per oltre 200 miliardi di euro su un orizzonte di 6 anni, ha tra i vari obiettivi anche quello di rafforzare la resilienza dei sistemi produttivi agli shock e quindi favorire uno sviluppo più inclusivo. Quindi molto interessante questo studio che è stato condotto, come il resto, diciamo, delle informazioni che ci ha fornito. Io passo adesso la parola al dottor Fabrizio Luongo, che ringrazio ovviamente per essere qui con noi e portare il suo contributo. Il dottor Fabrizio Luongo è presidente di Si Impresa, azienda speciale unica della Camera di Commercio, che ha come missione quella di sostenere lo sviluppo del sistema economico locale, ed è anche vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Napoli, seconda dopo Milano. Mi corregga se sbaglio. Terza. Allora, io le passo la parola, la ringrazio e niente,
nei tempi ovviamente che lei conosce. Grazie. Grazie dottoressa Bianchino dell'opportunità. Un saluto agli altri intervenuti, dottor Cingo, dottor Cingo Grana, dottor Petaglia e la dottoressa Carucci, di cui ho seguito le puntuali analisi. Sicuramente conoscere, leggere i dati statistici, il lavoro dell'Istat per i sistemi camerali è alle fondamenta, alla base per le scelte strategiche che l'ente deve mettere in campo. Un dato positivo, io lo posso leggere nonostante questo momento cruciale che viviamo, è nel dato trimestrale del sistema camerale. Nel primo trimestre, gennaio, febbraio e marzo di quest'anno, 2021, la Campania chiude con 10.425 nuove iscrizioni rispetto a 8.584 cancellazioni, quindi un trend positivo di più 1.841 aziende. E la Campania è la seconda regione d'Italia, dopo il Lazio, in un trend così positivo. Successivamente ci sarà la Sicilia, la Puglia e solo dopo la Lombardia, cioè il nord, che storicamente è la locomotiva d'Italia. Proprio perché, come avete detto bene prima, il nostro tessuto produttivo è fatto principalmente da piccole, se non micro, aziende. Sicuramente adesso andremo a leggere questo dato dell'incremento della Campania per capire quali sono le imprese che però hanno chiuso e quali sono le tipologie di imprese che hanno aperto. Cioè se hanno chiuso imprese strutturate con dipendenti e hanno aperto mini imprese magari di cibo da asporto, allora ha una valenza economica che ha un basso impatto sull'occupazione, sul turismo. Viceversa, bisogna quindi capire a volte non solo il bicchiere se è mezzo pieno o mezzo vuoto, ma soprattutto di che cosa è pieno. La Campania si conferma quindi con le sue 604.000 imprese, quindi più di mezzo milione di imprese, un punto fondamentale del territorio. Il sistema camerale, attraverso l'azienda speciale unica che il Presidente Fiola mi ha voluto affidare, realizzerà una serie di interventi di aiuto alle imprese, sia di resilienza, quindi sia di mero sostegno, ma soprattutto puntato molto sul rilancio e l'assistenza alle imprese, perché quelle imprese che hanno chiuso l'attività, se non sono andate in pensione, vanno aiutate a rimettersi nel mercato. Le imprese che hanno avuto il coraggio di aprire in questo momento storico vanno prese in braccio e vanno aiutate. In questo caso la Giunta Camerale ha stanziato 43 milioni di euro dal proprio patrimonio per il 2021, mediamente una Camera di Commercio italiana non stanzia più di 15 milioni di euro. Il Presidente Fiola ha voluto in maniera coraggiosa mettere mano al patrimonio del sistema camerale accumulato in tanti anni, che ammonta a circa 100 milioni di euro, perché solo in un momento di massima emergenza e mai come quello che viviamo oggi, dovremmo vivere solo una guerra, un'invasione aliena, per poter mettere mano. Quindi ora è opportuno restituire alle imprese i fondi che loro di fatto versano con il diritto camerale. Come? Abbiamo pronti e usciranno fra 20 giorni, quindi tra la fine di maggio e la prima decade, la prima settimana di giugno, i bandi su nuovi macchinari e attrezzature, perché le imprese devono sapersi adeguare anche ad affrontare questo post pandemia, se vogliamo auspicarlo come posto, un abbattimento di tutti i tassi di interesse, azzerandoli per 5 anni, restituendo a loro il tasso di interesse direttamente alle imprese, quindi un'ulteriore liquidità, un contributo a ogni comune della provincia di Napoli affinché metta in campo una propria iniziativa promozionale di sviluppo, lasciando la carta bianca, quindi creare quindi un serbatoio di 92 idee sulla provincia di Napoli che possano realizzarsi, un bando per la cultura attraverso i teatri, che sono comunque portatori anche di un rilancio, di un riscatto anche turistico, un bando sul turismo e quindi mettere un adeguamento, un aiuto alle imprese per adeguarsi ai dispositivi di protezione individuale anche costosi, il PID, che è il punto impresa digitale, quindi tutti i macchinari innovativi, altamente innovativi, quindi realtà aumentata, virtuale, stampanti 3D, anche alimentari,
e bando fitti e utenze per dare un mero sostegno. Gli altri bandi sono finanziamenti a fondo perduto e ogni bando stanzia mediamente sui tra i 7 e i 10 milioni di euro. Quindi un impegno estremamente coraggioso da parte del sistema camerale di Napoli e soprattutto attraverso il personale dipendente dell'azienda speciale che non ha arretrato in questo momento di pandemia, nonostante lo smart working che è stato anzi prudenziale, per garantire un prosieguo del servizio che non è mai mancato e anzi è stato aumentato, come il principale servizio che io credo va dato alle imprese, come l'opportunità che oggi voi ci offrite, è quello dell'informazione. L'informazione è il servizio alla base per le imprese, per i professionisti. Abbiamo realizzato un videogiornale settimanale che informa sulle tante opportunità che avverranno fra 10 giorni, ma rendiconta doverosamente anche quello che si è fatto nei 10 giorni precedenti, perché bisogna rendere conto alle imprese, all'economia, agli studiosi, alle istituzioni di cosa si fa e come vengono spesi i fondi, soprattutto quando sono fondi pubblici o sono fondi delle imprese e quindi che deve essere istituita a loro. Io vi ringrazio per questa opportunità che ci avete dato, vi continuerò a seguire e restituisco la parola alla dottoressa Bianchino. Grazie. Presidente, grazie a lei. Qualche buona notizia sicuramente per le aziende campane, tanti fondi a disposizione che si andranno a sommare invece a queste, anche alle sostanziose richieste di finanziamento di cui parlava il direttore Cinque. Sicuramente è un momento in cui le imprese hanno bisogno di immissione di liquidità e quindi ben vengano tutti questi comportamenti virtuosi da mettere in campo. Allora, io adesso passo la parola al professore Carmelo Petraia, professore di economia politica dell'Università degli Studi della Basilicata, che ringrazio ovviamente anche lui a nome mio personale dell'Istat per aver accettato questo invito di essere oggi qui con noi. Al professor Petraia chiediamo di mettere un po' a sistema tutte queste informazioni che ci siamo raccontati finora, quindi vediamo un po' di fare una lettura critica dei dati che abbiamo presentato, un'ulteriore lettura. Allora, professore, a lei la parola. Allora, intanto grazie per l'invito a contribuire a questo dibattito di oggi. Ho ascoltato interessanti già presentazioni e quindi vorrei un po' provare a discutere alcuni dei risultati che sono stati presentati oggi. A partire da una considerazione, sperando di non essere troppo ripetitivo perché buona parte di questi argomenti sono già stati esposti anche nella sessione plenaria di stamattina e poi anche in precedenza dal dottor Cinque. Teniamo ben presente, diciamo, collochiamo questo shock che ha colpito la nostra economia, la nostra struttura produttiva, in che modo? Ricordando che questo è il terzo shock, il più profondo che colpisce la nostra struttura produttiva negli ultimi 20 anni. Prima del Covid, le nostre imprese industriali soprattutto sono stati colpite da importanti effetti di selezione e quindi di uscita del mercato, che sono stati effetti asimmetrici a livello territoriale. Prima perché è cambiato un po' all'inizio degli anni 2000 il paradigma della competizione internazionale e a questo cambio di paradigma hanno risposto molto meglio perché partiva una situazione strutturale migliore dell'industria del nord. Poi è stato ben ricordato dal dottor Cinque, anche misurato con i numeri che ha esposto, il processo di assottigliamento della base del tessuto industriale, soprattutto di quello meridionale, che è seguita alla lunga crisi del 2008-2014. Quindi, come dire, questo shock molto diverso dai precedenti colpisce un sistema industriale in difficoltà, soprattutto al sud, ma colpisce anche il terziario, che è stato ricordato in precedenza, ha avuto invece un ruolo nella precedente crisi di attutire un po' i colpi, anche di assorbire molta forza lavoro che è stata espulsa dall'industria. Perché è molto diverso questo nuovo shock? Perché è molto pervasivo e ma al tempo stesso anche molto selettivo tra i settori, tra diverse imprese, tra diverse forme
di lavoro, ha colpito molto, è stato ricordato soprattutto i giovani e soprattutto le donne, e ricordiamo sempre che queste due grosse questioni giovanili, la questione delle donne, sono molto più sentite al sud che al nord. Shock congiunto di domande e offerta che hanno interagito tra di loro, peggiorando di molto le cose e allungando molto i tempi della ripartenza. È uno shock che non porta con sé solamente effetti temporali, ma anche cambiamenti per i quali ci sono forti aspettative di variazioni strutturali, tanto dal lato dell'offerta, basti pensare a tutto ciò che stiamo osservando rispetto al cambiamento dei processi produttivi, alla riorganizzazione delle stesse filiere produttive sui territori, ma anche dal lato della domanda, nuovi bisogni, domande di nuovi beni, quindi che porta con sé la necessità anche di innovazione da parte delle imprese. E il tema è quello di capire se questo ulteriore shock porterà con sé ulteriori effetti di selezione che andranno ad aggiungersi a quelli che abbiamo già osservato in passato, con l'aggravante che questo effetto di selezione rischia di essere molto più forte, perché lo shock colpisce il mondo dei servizi, che tipicamente accoglie imprese più piccole, meno capitalizzate e più soggetti a problemi di liquidità. Io su questa slide salto un po' la parte di introduzione generale dei contenuti del report, perché è stata già fatta in precedenza. Uso questa slide semplicemente per segnalare quali sono i punti specifici sui quali mi soffermo, prima guardando ai report territoriali del censimento permanente e poi agli studi specifici dell'Istat sull'impatto del Covid. Censimento permanente, tre aspetti sui quali dico qualcosa per aggiungere qualche argomento alle già esaustive relazioni che hanno preceduto. Il tema della dimensione della struttura produttiva in termini di imprese addetti e come si è modificata dal 2011 al 2018, il tema delle relazioni tra imprese, il tema dell'acquisizione delle risorse umane, i primi tre punti che leggete nella parte più alta della slide, e poi rispetto alle indagini speciali sull'impatto Covid, due piccoli approfondimenti relativi a quali sono stati gli effetti sulle imprese a livello territoriale, con focus naturalmente su Campania e Basilicata, e a cosa osserva l'Istat rispetto alle strategie di reazione che stanno adottando le imprese. Primo punto che emerge, ed è stato già richiamato dalla dottoressa Carlucci in precedenza, emerge molto forte guardando i dati su imprese e addetti, forte processo di terziarizzazione dell'economia che interessa il paese, interessa anche Basilicata e Campania, riduzione relativa del peso in termini di imprese addetti del manifatturiero e delle costruzioni, con un corrispondente aumento del peso dei servizi. La terziarizzazione è un fatto che è comune ad altre economie, ma al di là degli aspetti quantitativi del fenomeno, è molto importante guardare alla qualità del fenomeno, e se in diversi territori questo stesso fenomeno dal punto di vista quantitativo ha portato con sé delle modifiche strutturali anche nella composizione stessa dei servizi che si sono andati evolvendo nella direzione di maggior numero di imprese e maggior numero di addetti. Il punto, secondo me, importante è che in altri paesi le attività manifatturiere hanno guidato la crescita di servizi ad esse collegate. Sono cresciute in altri paesi, soprattutto in paesi core europei, i servizi alle imprese. Si è verificato una sorta di processo di terziarizzazione del manufacturing e si sono molto diffusi i servizi ad elevata conoscenza, a maggior valore aggiunto. In Italia, invece, si osserva, in particolare a sud, a un'espansione soprattutto dei servizi tradizionali a minor valore aggiunto, proprio quei servizi, l'abbiamo visto in precedenza, che sono stati molto colpiti dallo shock da Covid. Solo alcuni dati. Il grafico di sinistra guarda il valore aggiunto pro capite nell'industria,
negli anni che leggete, dal 2009 al 2018. A destra avete lo stesso grafico esposto per i servizi. La linea più alta è quella relativa alla Germania, la linea tratteggiata è quella della media europea, un gradino più in basso osservate la linea grigio chiara del centro-nord, in basso, l'ultima verso il basso, la linea del mezzogiorno. Il dato fondamentale qual è? Ripresa del valore aggiunto, quindi il contributo alla crescita del manifatturiero dal 2014 in poi, ma il sud non torna ai lavori, ai livelli pre-crisi, riprese anche al nord con un ritorno a livello, ai livelli pre-crisi, ma molto al di sotto della media europea, molto al di sotto della dinamica della industria tedesca. Aspetto ancora più importante è che vedete che nella media europea e in Germania di pari passo è cresciuto il contributo alla creazione di valore aggiunto, quindi anche di lavoro qualificato nei servizi. Lo stesso non si verifica tanto al sud quanto al quanto a sud quanto nel centro nord. E questa, diciamo, la situazione che ha colpito, che ci ha, diciamo, che ci ha trovati un po' impreparati rispetto alla risposta al Covid. Secondo aspetto ha a che vedere con gli interessanti dati che vengono esposti sul tema delle imprese, delle reti tra imprese ed altri enti. Un dato che è abbastanza critico è che sappiamo benissimo che le singole piccole imprese adottano tipicamente strategie difensive più che strategie orientate alla crescita. Il dato un po' allarmante è che questo stesso dato di strategie difensive si ritrova anche nelle imprese che fanno rete, nella misura in cui la principale motivazione che spinge queste imprese a mettersi in relazione con altre imprese è quella del contenimento dei costi. Quindi il dato è che le relazioni tra imprese non vengono valorizzate così come potrebbero per superare il problema della limitata domanda di innovazione, competenze e tecnologie avanzate da parte delle singole piccole e medie imprese. E nella misura in cui si estende il ragionamento alla relazione tra imprese e altri enti, incluse le università, i centri di ricerca e così via, emerge un quadro abbastanza strutturale, un problema abbastanza strutturale, che è quello del sistema del trasferimento tecnologico. Abbiamo la ricerca pubblica che, nonostante gli scarsi finanziamenti, ottiene dei risultati, ma c'è una scarsa capacità di integrare questo mondo della ricerca con il mondo produttivo nel sistema delle reti. Terzo aspetto che mi sembrava interessante mettere in evidenza si lega agli ostacoli che incontrano, che sono percepiti come, diciamo, i più importanti da parte delle imprese laddove vogliono acquisire nuove risorse umane. Il principale ostacolo, è stato ricordato in precedenza, è quello del costo del lavoro molto elevato. Questo è che è addirittura sentito, percepito come un problema particolarmente importante, soprattutto al sud, soprattutto nelle due regioni delle quali discutiamo oggi. Questo può essere considerato un indicatore indiretto della bassa domanda di lavoro qualificato che proviene dal tessuto produttivo di delle nostre due regioni, oltre che del mezzogiorno in particolare. Ed è un ostacolo percepito, ma che in qualche misura dovrebbe essere stato alleviato dalla misura di fiscalità di vantaggio che è stato introdotto nell'ambito del temporary framework da ottobre dell'anno scorso. Sul tema degli incentivi, qui diciamo va ricordato che, con specifico riferimento al tema delle assunzioni, al tema del lavoro, diciamo l'acquisizione del lavoro, in buona parte gli incentivi sono automatici, però è importante sottolineare come in generale sia un problema quello della frammentarietà negli interventi della politica industriale, rispetto alla quale è molto difficile per le imprese orientarsi, e va sottolineato che tra le riforme abilitanti previste nel PNRR, nello specifico del mezzogiorno, si prevede di intervenire proprio sulla semplificazione e sulla razionalizzazione degli incentivi. Passando alle indagini speciali Covid, qua c'è qualche dato
più specifico per Campania e Basilicata. Quali sono gli effetti previsti dalle imprese che sono stati causati dall'emergenza? I dati che vedete nella tabella sono valori percentuali e il confronto è tra diverse macro aree italiane, Campania e Basilicata, c'è il dato nazionale. Quindi queste sono percentuali di imprese che soffrono degli effetti previsti, diciamo, che soffrono degli effetti prodotti dall'emergenza. Ho messo, diciamo, in evidenza in rosso per Campania e Basilicata dei valori che sono un po' più critici rispetto alle medie meridionali italiane, in verde, all'opposto, sono quelli un po' più favorevoli. Nelle colonne dove non vedete evidenziati numeri in verde o in rosso, il dato è che, diciamo, la variabilità territoriale è un po' più contenuta. Incrociando il dato dei dati delle prime tre colonne, dove avete alla prima diciamo, la quota di imprese che soffre di seri rischi operativi e di sostenibilità, le imprese a rischio, diciamo, a rischio selezione, in qualche modo, un po' come quelle che hanno sono uscite dal mercato, come ci ha detto il dottor Cinque, in occasione della passata crisi, osservate che, incrociando queste informazioni dalla prima colonna con le altre due, che hanno a che vedere con le quote di imprese che soffrono di problemi di domanda, sostanzialmente il dato che emerge è che i rischi operativi delle imprese del sud, incluse Campania e Basilicata, nella misura in cui sono un po' meno legate a problemi di riduzione della domanda e quindi dei ricavi, di conseguenza si può dire che sono soprattutto legati alla copertura dei costi, piuttosto che, insomma, alla continuità dei ricavi. C'è un dato che mi sembra interessante, che è caratteristico della Basilicata, è che il condizionamento negativo che è da farsi risalire alla riduzione o all'interruzione delle relazioni con altre imprese è particolarmente significativo, 7.4%. Che vi dice anche che indirettamente che in Basilicata le grandi imprese, soprattutto quelle nel settore dell'automotive, hanno una certa capacità di creare indotto, che è un bene perché vuol dire che c'è un coinvolgimento dell'imprenditorialità diffusa locale rispetto a questa con una specializzazione di natura esogena, ma vi dice anche che se c'è un calo dell'attività nel principale, diciamo, fornitore, quindi in questo nodo della rete che si crea, entra in difficoltà anche il resto dell'indotto. Non vi è poi, scrivo nell'ultimo punto, un effetto territorio molto forte per le imprese meno colpite e più resistenti. Cioè, che vuol dire? Le eccellenze, le imprese che non prevedono effetti particolari sull'impresa, quindi le imprese più forti o quelle che addirittura rispondono meglio, sono abbastanza omogeneamente diffuse sul territorio nazionale. Questo vi dice che laddove le imprese sono deboli, le debolezze sono concentrate nelle aree delle regioni meridionali, le imprese forti invece resistono bene tanto al nord quanto al sud. Ultimo punto ha a che vedere con l'evidenza che ci mostra l'Istat rispetto a quali sono le strategie di reazione alla crisi. Intanto vedete la prima colonna vi dice che c'è una relativa, diciamo, minore propensione a rispondere con innovazione, attività innovative nelle imprese del sud. Un dato positivo è, diciamo, la prima colonna che vedete con l'informazione rispondi con strategie di innovazione di prodotto, di processo relativo alla tua attuale attività. Nell'ambito della tua attività, che resta invariata, fai innovazione di prodotto o di processo. La seconda colonna invece mi dice qual è la quota di imprese che prevede dei cambiamenti radicali del tipo di attività. E c'è, diciamo, un segnale di maggiore reattività su questo fronte delle imprese della Campania. Le tre colonne centrali hanno a che vedere con il tema digitalizzazione, che è un tema centrale nel PNRR. E il dato che emerge è che nella misura in cui sono più elevate le quote di imprese che dicono
uso la digitalizzazione per ampliare i miei attuali canali di vendita o anche per una maggiore connettività esterna. Ma vedete nella terza colonna che l'orientamento verso l'adozione della digitalizzazione per cambiare il modello di business in maniera più radicale, più contenuta, beh, il risultato è in qualche modo in chiaroscuro, perché vi dice le imprese colgono l'opportunità della transizione digitale, ma soprattutto con innovazione in maniera piuttosto cauta, diciamo così, e più un'innovazione incrementale rispetto a un'innovazione tipo radicale di cambiamento importante del modello di business. E quest'ultimo aspetto è particolarmente critico, vedete, in Basilicata. Poi c'è il tema occupazione. Vedete che tra le strategie di reazioni purtroppo c'è anche quello del contenimento dei costi relativi al personale, e questo è un tipo di risposta che è più diffusa al sud e in particolare in Campania che nelle aree più forti del paese. Dopodiché c'è una parte di imprese che risponde: non sto adottando nessuna strategia. Un dato che può essere letto in chiave ottimistica, dicendo: beh, abbiamo un elevato numero di imprese che si ritiene pronto sono pronte a reagire senza mutare strutturalmente la propria attività, ma dà anche una chiave di lettura negativa, e dire non si stanno preparando pur non essendo pronte alla reazione. Quindi diciamo questo dato può essere letto in chiave ottimistica o in chiave pessimistica, e qui diciamo, come dire, c'è il grande punto interrogativo rispetto all'intensità che avrà il processo di selezione di mercato da Covid sul tessuto imprenditoriale per cogliere in prospettiva se il nostro tessuto produttivo che dalla crisi passata, abbiamo detto, del 2008-2009 è uscito, ce lo diceva prima il dottor Cinque, più assottigliato ma più forte, se da questo shock uscirà appunto più o meno forte. E qui naturalmente, lo diceva in precedenza la dottoressa Bianchino, è rilevante, molto rilevante, il ruolo che sapranno svolgere le politiche per accompagnare le imprese verso il cambiamento. Un ruolo che a mio modo di vedere è stato abbastanza problematico nella crisi passata, ma l'orientamento attuale delle politiche, bisogna dirlo, è molto diverso rispetto a quello che le hanno contraddistinto nella risposta alla passata crisi. Io mi fermerei qui e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, bene, professore, la ringraziamo moltissimo. Una lettura critica molto interessante di questi dati, e soprattutto, diciamo, ha tracciato un quadro del sistema mettendo in evidenza luci ed ombre. Io volevo farle una domanda, adesso diciamo si apre lo spazio dibattito, volevo farle una domanda, poi so che c'è anche Giuseppe Cinquegrana che le voleva chiedere qualcosa. Diciamo, mi rifaccio anche sempre al discorso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, no? Che abbiamo detto ha come obiettivo quello di rafforzare la resilienza, ma anche quello di accelerare il percorso dell'economia italiana verso la transizione ecologica e digitale. In realtà, leggendo i dati del censimento delle imprese, vediamo che la tecnologia nelle nostre regioni, sia Campania che Basilicata, è molto basata su internet, sostanzialmente si parla di soprattutto di tecnologie basate su internet. Lei pensa che quanto, diciamo, ci attendiamo che la digitalizzazione vada oltre la tecnologia basata su internet? Le nostre imprese ritiene che possano fare questo salto e andare oltre per avere una vera innovazione? In realtà non sono tantissime poi le imprese che innovano e che investono in ricerca, ma in ricerca soprattutto di innovazione di prodotto. Non so se vuole rispondere adesso subito a questa domanda e poi lasciamo lo spazio Cinquegrana, o vuole ascoltare anche l'altra domanda. Nel mentre chiedo la regia se può aiutare il direttore della Banca d'Italia che si è scollegato e non riesce più a rientrare. Grazie.
Professore, come preferisce? No, a questa prima domanda posso rispondere subito. Intanto sul tema della, diciamo, dell'accessibilità, quindi il tema generale è quello dell'accessibilità delle imprese alle stesse conoscenze che sono necessarie, alle stesse competenze che sono necessarie per sfruttare al meglio l'opportunità delle nuove tecnologie. Quindi c'è un tema di accessibilità ad internet, alla rete, e su questo fronte il PNRR ha un, diciamo, prevede un piano di intervento forte sulla banda ultralarga, e tra l'altro è uno dei pochi interventi che nel PNRR viene esplicitato anche in termini di allocazione territoriale delle risorse. Per cui la quota di risorse destinate al sud in questo ambito per la banda larga in particolare è del 45%, che è una, diciamo, una percentuale più alta rispetto a quello medio, quella media del 40% su tutti gli interventi del PNRR. Come andare oltre, come dire, il semplice utilizzo di internet, un po' come risulta da quelle risposte ai questionari in cui si dice sì, mi voglio digitalizzare nel senso che voglio fare commercio online, voglio connettermi attraverso internet con i miei fornitori e così via. Quindi come si fa questo passo di qualità? Dalla connettività come dire, all'utilizzo delle tecnologie digitali. Qua il passaggio fondamentale, che è quello che in termini ancora di accessibilità, in mancanza di competenze proprio delle imprese, l'unica via è quella del trasferimento tecnologico, cioè di mettere in relazione chi ha quel tipo di competenze, chi sviluppa quel tipo di competenze, gli istituti di ricerca, il mondo dell'università in particolare, e le imprese. Su questo tema altri paesi sono molto più pronti di noi. In Germania c'è un mondo della ricerca pubblica, quindi ricercatori pubblici, che hanno un ruolo nello stimolare la domanda di tecnologie da parte delle imprese, sottoscrivendo anche con imprese piccole degli accordi in base ai quali sostanzialmente si dice: tu piccola impresa hai l'idea, io grazie a risorse pubbliche sviluppo l'idea e ti metto, ti agevolo l'accesso a quelle tecnologie. Su questo tema qui il PNRR interviene, ma non con una misura specifica per il sud, così come era previsto nella versione precedente del PNRR, con gli interventi che vanno sotto il nome degli ecosistemi dell'innovazione, quindi che riguardano il rafforzamento proprio dell'aspetto trasferimento tecnologico. Benissimo, professore, la ringrazio. Passo la parola a Giuseppe Cinquegrana, e poi invece abbiamo una domanda del dottor Luca Sessa dell'ASP. Quindi Giuseppe, a te una domanda. Sì, avevo due domande per il professore. La prima riguardante anche questa la transizione digitale, in cui lei, il professore, ha detto che l'innovazione è incrementale ma non radicale. Il fenomeno della digitalizzazione, in particolare per le imprese campane, durante l'emergenza Covid nella prima fase, ma anche comunque in questa fase, ha avuto una spinta notevole, sia per quanto riguarda il personale, ma anche per quanto riguarda i canali di vendita o di consegna dei prodotti. Sulla sua affermazione, appunto, incrementale ma non radicale, volevo comprendere se in effetti comunque ci può essere un vantaggio nel creare una nuova generazione di imprese digitalizzate che possano comunque rientrare tra le cosiddette imprese forti, come lui ha parlato di imprese forti che non hanno differenze tra il contesto meridionale e il contesto di aree più diciamo industrializzate del paese in termini comunque di valore aggiunto, e quindi appunto se la digitalizzazione può creare un nuovo nucleo di imprese forti che possono non soltanto incrementare ma rendere essere una caratteristica strutturale del sistema produttivo della Campania e del Mezzogiorno in ampio termine. E poi è interessante questo discorso sulla ricerca pubblica.
In analisi in precedenza fatte anche sempre dall'ufficio della Campania della Basilicata, è emerso che sono molto è molto importante anche la spesa in ricerca e sviluppo delle cosiddette imprese pubbliche, cioè di quelle imprese controllate oppure per il quale l'amministrazione centrale e locale possiede la golden share, che quindi poi è un controllo di fatto. Faccio l'esempio della Leonardo, ex Finmeccanica, che comunque ha unità locali produttive anche in Campania, per la quale la spesa di ricerca e sviluppo è elevata, però sono imprese pubbliche a tutti gli effetti. Ma anche le stesse RFI di Ferrovie dello Stato, ce ne sono anche altri esempi, anche di imprese comunque controllate dagli enti locali, che comunque fanno spesa in ricerca e sviluppo, e questa è ricerca, diciamo, pubblica, però non effettuata prettamente dalle amministrazioni pubbliche oppure dalle università. Ho concluso, grazie. Posso rispondere subito, se no... Posso rispondere subito? Allora, le domande sono due, però mi sembra che la risposta può essere unica. In che senso? Cioè, sostanzialmente la domanda è, esistono le condizioni per rendere strutturale a vantaggio delle imprese e quindi anche del lavoro i cambiamenti e le opportunità che si aprono con il Covid, laddove l'opportunità principale che si apre, diciamo, gli occhi li abbiamo aperti soprattutto sull'opportunità delle imprese digitali. Questa è un po' la sostanza. E la risposta perché è unica? Perché diciamo, questo tipo di risposte ci può essere solamente se, alla luce di quello che è avvenuto negli altri paesi e di quello che non è avvenuto invece nel nostro, solamente se c'è un ruolo attivo delle politiche. In che senso? Facevo riferimento al mondo, diciamo, della politica industriale tedesca in precedenza, e dico la risposta è unica perché politiche vuol dire politiche pubbliche, ma anche politiche di investimento di imprese che sono a controllo pubblico. Quindi, diciamo, la risposta, diciamo, perciò dico la risposta è si può rispondere con un'unica ad entrambe le domande con un'unica osservazione. Diciamo, la grossa difficoltà di intervento che si ha in questo ambito è che siamo un po' legati, tutti abbiamo in Europa le mani legate dall'orientamento a poter fare solamente politiche industriali di carattere orizzontale, cioè stimolare l'innovazione, ma non in un settore in particolare, quindi stimolare la ricerca in tutti i settori, non in alcuni in particolare. E quindi non si possono, in qualche modo, c'è una grossa difficoltà a operare politiche verticali, cioè che indirizzano, che rendono prioritari gli interventi su alcuni settori, come possono essere quelli delle imprese digitali. E l'altro grande vincolo che abbiamo, e che non abbiamo saputo, diciamo, superare, è che laddove si parla di ricerca pubblica nel mondo delle imprese a controllo pubblico, quel tipo di investimenti è vero che rientrano nell'orbita delle politiche pubbliche, ma sono orientate dall'opportunità di mercato, cioè la logica di quell'investimento non è quella di orientare gli investimenti laddove c'è maggior fabbisogno di investimenti perché c'è scarsa innovazione, scarsa crescita al sud, ma laddove ci sono maggiori opportunità di mercato, che è anche il motivo per cui si parlava di RFI, l'alta velocità si ferma dove si ferma, insomma. E quindi i problemi che abbiamo avuto in passato nel cavalcare cambiamenti che sono intervenuti con gli shock che abbiamo avuto in passato è che le politiche non hanno avuto, diciamo, la capacità di accompagnare quei cambiamenti. L'opportunità oggi si apre, ma potremo sfruttarla nella misura in cui si superano i problemi del passato, cioè trovare la strada giusta per fare politiche industriali non solamente con una logica orizzontale ma anche verticale, e
come dire, coinvolgere nelle scelte di investimento anche quel mondo della ricerca al quale si faceva riferimento in precedenza, in un tipo di scelte non solamente orientato alle opportunità di mercato, ma anche dai fabbisogni di investimento. Grazie per la risposta molto dettagliata. C'è una domanda, Antonella. Una domanda, sì, ero al telefono con il direttore della Banca d'Italia che purtroppo ha problemi di collegamento, quindi io chiedo sinceramente alla regia se riesce a fornirgli il supporto necessario per il collegamento del video e dell'audio. Grazie, dottor Cinque. Sì, c'è una domanda del dottor Luca Sessa, ricercatore della Banca d'Italia, dove dice che in Campania si nota una certa differenza nei dati tra province costiere e interne. Quindi la domanda è: nei dati Istat si nota un maggior allineamento tra province campane interne e province lucane? Io giro la domanda alla collega Madia Carucci. Quindi Madia, a te per la risposta. Sì, ci sono. Sì, ci sono. Allora, sì, abbiamo un allineamento fra le province campane interne e le province lucane, ma in realtà per le analisi sulle imprese abbiamo ormai una ricchezza informativa importantissima. Il dottor Rapiti nella sessione plenaria ha parlato del frame territoriale. Il frame territoriale ha come unità di riferimento l'unità locale. E allora avere dei dati per unità locale, non per impresa, ci permetterebbe un'analisi più puntuale delle differenze territoriali. In realtà il livello del dettaglio del censimento va al più, cioè riusciamo a diffondere informazioni al massimo su base provinciale. E quindi diciamo che potremmo fare questa analisi un pochetto più puntuale sfruttando questa ricchezza informativa di altri registri statistici che più idonei a cogliere le realtà territoriali. In realtà avevamo fatto per il censimento della popolazione un'analisi per aree interne in generale, aree interne delle regioni. Per il censimento della popolazione avevamo un livello di dettaglio maggiore, avevamo sempre una struttura campionaria, è vero, però avevamo un campione un po' più ricco. Per il censimento imprese, ma il censimento imprese alla fine è un di cui di tante fonti ormai, tante fonti tutte censuarie, possiamo dire, sulle imprese. E quindi sì, notiamo questo allineamento fra province campane interne e province lucane, ma sarebbe ancora più interessante andare sotto il livello provinciale, vedere l'unità locale dove, dell'impresa dove è localizzata, e il supporto è sicuramente con il frame territoriale, una cosa del genere può essere fatta in maniera più... Non so, spero di aver dato una risposta, però il concetto generale non riesco. Passo di nuovo la parola alla Sì, grazie Madia. Non leggo altre domande nella chat, quindi a questo punto credo, considerata anche l'ora, che possiamo chiudere. Io ringrazio di nuovo i relatori per aver partecipato, ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino a quest'ora, insomma sono le 2:10, anche abbastanza tardi, che ho avuto la pazienza di seguirci. Ricordo due cose, ricordo che l'Istat è a disposizione per essere interlocutore degli stakeholder presenti sul territorio, sia per le istituzioni con supporto informativo e supporto metodologico e sia per le imprese. Il presidente Luongo diceva che è necessario fornire informazione. Noi siamo disponibili a fornire al territorio tutte le informazioni necessarie per poter, in questo momento particolarmente complicato, portare avanti anche eventualmente discorsi appunto di analisi ulteriori di dati. Dati ovviamente laddove possibile, sempre con maggior dettaglio territoriale. Ringrazio di nuovo tutti, ricordo che le slide e queste elaborazioni verranno messe a disposizione sul sito dell'Istat, nella pagina dedicata, dove troverete la registrazione dell'evento e tutto il materiale che è stato presentato oggi. Inoltre, per i dati sul censimento delle imprese, sono stati prodotti anche due fascicoletti che trovate nell'area dedicata agli uffici territoriali, quello della Campania, nell'area dell'ufficio territoriale appunto Campania e Basilicata, troverete
quindi i fascicoletti che sono stati prodotti con ulteriore dettaglio informativo. Ringrazio tutti per la pazienza di nuovo e mi auguro di incontrarvi a altri prossimi nostri eventi. Grazie.